Rieccomi ragazze, terza parte del video. Continuo con lo shopping che ho fatto ad Artonie nel negozio dell'usato di beneficenza. Ho preso taglia 42 che corrisponde a una 46, ma secondo me non è così tanto ampia. Questo blazer rosso di H&M. Adesso la proviamo subito perché altrimenti finisce in vendita. Vediamo come sta. Vedete, non è che sia particolarmente largo, anzi. Penso che lo terrò con un blazer di H&M. Vi ricordo la spesa totale 20 euro, quindi costato tutto pochissimo. E questo è un blazer molto carino, fatto così, l'interno foderato con i pois, che è una delle cose più carine. E la trama della giacca, vedete, così non è liscia, è tipo nido d'ape. Ok, nuova la giacchina, perché come nuova, assolutamente tenuta da Dio. Questo è un capo che mi piaceva tantissimo, il colore. Di cui mi sono innamorata del colore così corallo, bello. Poi ho preso una salopette che la Paola mi ha detto: sì, secondo me ti va, che proveremo. Sono troppo curiosa di indossare questo capo quest'estate, questa primavera. È una salopette marrone di Conte of Florence, taglia S. Conte of Florence, che è una marca che mi sa di costoso. Conte of Florence, fatemi sapere qui sotto. Io l'ho sentita ancora per me, qualche boutiquina tipo Armand & Blaine. Boh. No, cos'è che era? Armand & Blaine, tipo quello con i bassotti. Sì, Armand & Blaine, una roba così secondo me su quella cifra lì. Conte of Florence, forse all'outlet Franciacorta, ho visto qualche negozio adesso. Ah, è scritto anche dietro tra l'altro, quindi super un vintage, super professional. Vedete, c'è anche la targhetta nella parte dietro. Io poi, avendo i capelli corti, mi si vede subito la grace. È fatta così, allora almeno ha la gonna o il pantalone? No, ha la gonna, ok, come pensavo. Allora, è marrone, con questo chocolate spentissimo, però molto bello, secondo me, con i miei capelli. E poi viene giù la gonna lunga, 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 taglia S, ma secondo me abnorme, adesso poi non ci entro. Bellissima quest'estate come salopette alternativa ai soliti pantaloni lunghi o la salopette corta. Era da un po' che mi ispirava l'idea di prendere una salopette lunga, a mo' di gonnellona lunga, questa così dritta, però di tessuto leggero, cioè un jeans, tra un incrocio tra il super leggero e il pesante. Quindi una via di mezzo perfetta. Poi ho preso questa giacchina qua vintage, della Miss Tweed Classic. Questa è una vintage, si vede perché è una, a parte dentro le etichette, taglia 44. Pura lana vergine anche questo, 100%, c'ha i due bottoncini, anche questo è un blazer invernale che funziona anche da giacca, di questo rosso, rosso classico, molto bello, nuovo, perché cioè, notate la qualità e quanto è nuova questa giacca, nonostante sia un vintage, perché ricordiamoci, è nuovo. Questa è molto carina, l'ho presa subito perché a quel prezzo qui ho detto vabbè, sta attenta quando metto le cose, mi ammazzo, allora l'ho voluto prendere, anche solo, adesso va bene, vederla così fa schifo, però anche solo portandola come cappotto, diciamo, con sotto un bel maglione, un pantalone a vita alta, secondo me è molto carina. Certo, bisogna svecchiarla nella maniera giusta, non è facile neanche svecchiare questi capi vintage, ci vuole un po' di estro per fare questa cosa, perché se ci si veste vintage dalla testa ai piedi, senza niente di interessante, di particolare, di moderno, finisce per essere un brutto outfit, tipo quelle cose vecchie trovate nell'armadio. Invece se lo si mixa bene, può diventare una cosa super figa. Questo ve lo dico perché non è che basta comprare le cose usate, le cose vintage per essere wow. Bisogna anche usare un po' di estro, ecco, un po' di fantasia, un po' di follia anche nell'abbinamento. Poi ho preso questi pantaloni, mi viene da ridere perché li ha provati la Paola. Siccome lei andavano un po' piccoli, ma di pochissimo, ho detto a me dovrebbero andare bene. Sono dei pantaloni fatti a mano questi, completamente fatti a mano, che ricordano quelli dei nonni di una volta, veramente. Però è un bellissimo, e sono in lana, il tessuto è proprio lana, e sono stati fatti a mano da una sciura. Spero che siano da donna. Comunque sono troppo belli, questi per un preppy outfit col cappellino e il maglione, cioè sono dei pantaloni fantastici, spero di starci dentro, ma penso di sì. E hanno le taschine solo qua, le hanno fatte solo qua davanti. Dietro no, le hanno fatte lisci con l'elastichino, bel pantalone, cucito a mano. Ok, è bellissima la trama in lana così, con
con questo bellissimo quadro, super attuale, con questo verde, questo bordeaux, questo borgogna, colori meravigliosi, bello, pantalone dritto. Mi viene da ridere perché fa ri cioè, mi fa ridere l'idea di chissà chi erano e chissà chi li ha costruiti questi pantaloni. Poi ho preso una bellissima gonna in lana, anche questa, super vintage, lana vergine 100%. Questa è bellissima, nera, cioè costata tipo un euro, ma neanche il tessuto veramente. E questa è fatta così. Allora, vediamo. Io ve la faccio vedere così. È una gonna di quelle a pieghe lunga, che arriva proprio lunga, 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 di quelle che piacciono a me. Taglia 44 vintage, dovrebbe andarmi perfettamente. La gonna viene giù così a pieghe, nera, molto elegante, da mettere con una camicia tipo bianca e nera. Una camicia in gilet, questa, e uno stivaletto particolare. Secondo me spacca i culi, veramente. Però non sto qui a dilungarmi troppo quando vi spiego questi capi perché, a parte che parlo parlo, ma più che altro è più da vedere indossata che da spiegare, quindi preparatevi presto che la vedrete indossata. Questo mi fa troppo ridere. Alla Paola è piaciuto un botto. Un altro completo fatto a mano, questa volta ci spostiamo negli anni 70 per questo gilet vintage 70s, che più 70s di così si muore. Guardate che robe. Allora, il gilet è questo, fatto a mano, proprio grossolanamente, però fatto anche abbastanza bene. Gilet. Allora, dietro così, anche questo per un outfit, un book fotografico con la Mary. L'ho già preparata psicologicamente, che lo faremo. Sempre che mi stia bene. E il pantalone, stesso tessuto, ripreso, fatto a mano completamente. Fatto bene, tra l'altro, perché rispettando proprio tutto quello che c'è da rispettare. È un completo da hippie, cioè io devo fare l'hippie con questo completo. Quindi frangia, capello mosso, spettinato, non so che trucco negli anni 70 per questi hippie, forse non si truccavano, quindi no trucco, no make-up. E devo capire, aspettate. Ok, fatto così. Il pantalone, guardate dietro anche, tra l'altro segue anche la sua linea logica. E viene giù abbastanza stretto questa volta. Da provare, cioè io mi sono veramente da scompisciarsi, da ridere nel comprarlo, perché poi mi vengono in mente i book fotografici che potremmo fare con questi outfit e è molto divertente il tutto, veramente si spende poco divertendosi, cioè più divertente che andare in sala giochi. Peccato che io tra l'altro non mi diverto in sala giochi, però per far capire, però poi ci vuole il posto anche per mettere tutta sta roba e questo è un problema. Perché se fosse solo di prenderle, non è un, cioè, veramente, ci si diverte con poco. Questa gonna qui, un'altra gonna fatta a mano, da qualcuno, da una signora. Questa anche meravigliosa, un vintage meraviglioso. Quando sono vintage, sono meravigliosi qua. Non so se ci sto dentro, speriamo. La devo provare. Guardate che meraviglia questa gonna qua. Anche solo il tessuto, cioè, veramente, tipo un euro. Cioè, ma davvero, eh. Allora, è così, questa è la parte sopra. E poi c'è tutta la mega gonnellona. Guardate che meraviglia questa con un maglioncino blu elettrico, un maglioncino color ciclamino, un maglioncino nero, uno stivaletto, tac, siamo vestiti. Siamo vestite e facciamo un'ottima figura e sembra una gonna da boutique anche questa. Stile Marc Jacobs quando nelle vetrine proponeva le sue gonne con questi tessuti particolari a prezzi esorbitanti. Un altro abito vintage. Bellissimo, questo è un super vintage. Noella, la marca, con un 9. Novella, Made in Italy. Questo è spettacolare, ragazze. Quando l'ho visto mi sono innamorata. Molto, un abitino, molto Charleston. Bellissimo. Questo è fatto così, fatto a mano. Il pezzo sopra è così, c'ha le spalline, giustamente. Ha questo foulard à pois che entra proprio fisicamente dentro nel vestito, quindi si dovrà, penso, presumo, togliere una volta che si lava per non lavarlo tutto insieme. È proprio un foularino. E tra l'altro pensavo che dentro ci si possono mettere anche altri foulard oltre questo. Questo, vabbè, stupendo col vestito. Cioè, ma guardate il vestito fatto a camicia, camiciuola con tutti i bottoncini, ma i bottoncini super lavorati che vengono richiamati anche qui sulla parte davanti, dove sono, li ho visti prima. Ah sì, scusate, qui dietro, guardate, anche qua dietro ci sono i bottoncini e poi viene giù così, morbido, 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 morbidissimo e si stringe poi sul fondo. Che visto così non capirete nulla, questo è meraviglioso. Questo me lo sono immaginata per un outfit fantastico, tipo alla Audrey Hepburn.
cioè che tra l'altro non si vestiva così, ma è troppo Charleston, cioè è bellissimo. Oltretutto, arriva a ginocchio l'arricciatura, quindi viene giù. Non ho mai avuto un abito di questo tipo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete? Non ho mai avuto un abito così. Cioè, vedete? Sono uccisa. Perfetto. Vedete, viene giù così al ginocchio. Cioè, è troppo bello questo abito, ragazze. Da vedere indossato prestissimo. Innamorata, forse uno dei pezzi più belli di questo shopping. Forse è il pezzo più bello di questo shopping, forse sì, nulla da dire. Poi ho preso questa gonna lunga rossa, anche questa in lana. Sono sicura che è in lana, adesso andiamo a spiare. Anzi no, questa non è in lana. Scherzavo, non sono sicura. Vediamo di che tessuto è, non c'è, perché ne è fatta a mano pure questa? Vabbè, comunque una gonna rossa bellissima, simile a quella che avevo su nell'outfit di ieri. Bellissima la punta di rosso che io adoro. È simile a quella che avevo su a quadretti nell'outfit di ieri. Dritta e lunga, ok? Da portare anche questa. Immaginatevela con una camicetta bianca e uno stivale nero a gambale alto. Bella, così svecchiata da morire. E dietro c'è anche il suo spacco, abbastanza generoso. Vedete? Molto bello anche questo capo. Non vedo l'ora di provare tutto, vedere se mi va. Poi